Ben ritrovati, iniziamo questa puntata di Avevamo 20 anni parlando di una nuova iniziativa dello SPI CGIL di Parma. Si chiama Mi prendo cura di me, la salute in pillole, e attraverso una serie di brevi video pubblicati online affronterà le tematiche principali legate alla salute dell'anziano e non solo, grazie ai consigli degli esperti dei vari settori. Ci spiega tutto la segretaria generale del sindacato pensionati, Valentina Nelli. Mi prendo cura di me, la salute in pillole, è la nuova iniziativa che lo SPI CGIL di Parma ha messo in campo per parlare di salute e benessere nell'anziano e non solo. Cosa mangiare, che movimento fare, come prevenire l'invecchiamento cognitivo, come far fronte ai problemi inerenti all'età. Queste sono solo alcune delle tematiche che verranno toccate in queste puntate in pillole che verranno trasmesse sul web. Abbiamo preso spunto per questa iniziativa dagli incontri che avevamo fatto unitamente a Federconsumatori e all'azienda USL di Parma e dentro i circoli anziani di Parma e provincia per trasmettere i temi legati al benessere. Ci siamo resi conto però che in questa fase con il lockdown e quindi con il distanziamento sociale che ci viene imposto dovevamo trovare un altro sistema per poter comunicare con le persone. Abbiamo pensato di farlo utilizzando i nostri esperti, gli esperti dell'ASL, per fare in maniera di poter raggiungere le persone, e lo faremo attraverso il web. Quindi potete trovare queste nostre video in pillole sulla pagina Facebook dello SPI CGIL di Parma e sul canale web e sui social della CGIL di Parma. Ringraziamo per la collaborazione tutti gli esperti che sono stati con noi e l'azienda USL di Parma. Nel mese di luglio a molti pensionati è arrivata la cosiddetta 14esima. Vediamo come funziona e cosa deve fare chi non l'avesse ricevuta pur avendo i requisiti. Con il mese di luglio l'INPS ha provveduto a erogare la somma aggiuntiva, una prestazione che viene corrisposta una volta all'anno nella mensilità della rata della pensione di luglio. E per questo motivo viene chiamata 14esima. La somma aggiuntiva spetta il compimento del 64esimo anno di età, requisito uguale sia per gli uomini che per le donne. Coloro che compieranno i 64 anni tra agosto e dicembre e coloro che sono divenuti titolari di pensione nel corso del 2020 percepiranno la 14esima con la mensilità di dicembre. L'importo della somma aggiuntiva non è mai pari all'importo di una rata di pensione, ma ha diversi valori fissi stabiliti per legge, varia da 336 euro a 655 euro in base all'anzianità contributiva del titolare e ai suoi redditi. La 14esima non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali. Ricordiamo che con la legge di bilancio del 2017, grazie anche alle lotte sindacali, è stata allargata la platea degli aventi diritto, aumentando il limite di reddito per poter ottenerla. Inoltre, i soggetti che rientravano nei precedenti requisiti, quindi coloro che erano già in possesso della 14esima nel 2016, hanno avuto un aumento dell'importo. Oggi possono percepire la 14esima per intero coloro che hanno un reddito complessivo individuale lordo inferiore a 10.194 euro, in misura invece parziale se hanno un reddito lordo inferiore di 13.895. Per vedere se il pensionato rientra nei limiti di reddito occorre considerare il reddito individuale complessivo di qualsiasi natura, con l'esclusione del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di famiglia, gli eventuali TFR o arretrati e dell'indennità di accompagnamento. Per poter continuare a percepire la 14esima tutti gli anni non dovrebbe essere necessario presentare domanda. Tuttavia, noi abbiamo riscontrato che alcuni pensionati non hanno ricevuto la somma aggiuntiva pur avendone diritto. In tutti i casi, infatti, in cui l'INPS non dispone dei dati reddituali, non può procedere all'erogazione d'ufficio della prestazione e solo in questi casi, per rimediare all'errore, è necessario presentare una domanda di ricostituzione. I pensionati che non hanno ricevuto la 14esima nel mese di luglio possono rivolgersi alle leghe SPI e al patronato INCA per verificare se effettivamente ne hanno diritto, poiché rientrano nei requisiti, ed eventualmente presentare la domanda.
Accesso a internet e modem libero. Con Federconsumatori facciamo il punto su quanto sancito dal TAR del Lazio in merito a contratti telefonici per la connessione internet e pagamento del modem imposto dal fornitore. La delibera 348/18 CONS dell'Agicom aveva stabilito il diritto di tutti i cittadini ad avere l'accesso libero ad internet, ovvero non essere obbligati ad acquistare o prendere a noleggio un modem da parte degli operatori di telefonia. Questa delibera tuttavia era stata impugnata da parte delle più grandi compagnie telefoniche che gestiscono le linee nel paese. E adesso abbiamo avuto la sentenza positiva da parte del TAR Lazio, il quale ha rigettato i ricorsi di Wind, Vodafone e Tre in relazione appunto al diritto dei cittadini ad avere modem libero. E quindi da ora in avanti non sarà possibile solo avere il modem libero per i nuovi contratti, ma anche per tutti coloro che hanno contratti già in essere e che stanno pagando importi per il costo di questi modem, che di solito sono stati rateizzati addirittura per 48 mesi a dei costi molto elevati, addirittura 5 o 6 euro. Ebbene, come fare per poter ottenere il modem libero? Innanzitutto, se si tratta di vecchi clienti che hanno già un modem in uso, è sufficiente mandare una raccomandata o una PEC di disdetta all'operatore e restituire l'apparato. Ricordatevi che se il modem non viene restituito, vi toccherà pagare fino alla fine dei 48 mesi di contratto o comunque l'intero importo in unica soluzione. È importante restituirlo, mentre per i nuovi contratti è stato stabilito che l'operatore ha l'obbligo di fornire all'utente una scelta alternativa, ovvero un tipo di contratto che preveda sia l'offerta con il modem a pagamento o a noleggio, ma anche un'offerta libera in cui non debba essere costretto all'acquisto del modem dell'operatore e possa acquistarne uno di propria libera scelta. Queste informazioni sono importantissime perché potete ottenere la possibilità di accedere senza ulteriori costi, con un risparmio per il consumatore certamente significativo. Mentre per quanto riguarda i vecchi contratti, vi possiamo aiutare in Federconsumatori trattando tutte le pratiche che non dovessero avere una spontanea risoluzione con l'operatore attraverso i ricorsi al Corecom per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Se volete ulteriori informazioni vi potete rivolgere a Federconsumatori chiamando il numero 0521 50 89 49. Questa settimana, per lo spazio dedicato alle testimonianze del periodo di picco della pandemia da coronavirus, siamo andati in uno dei centri nevralgici di gestione delle emergenze, la centrale operativa del 118 di Parma, dove abbiamo incontrato il coordinatore Marco Boselli. Mi chiamo Marco Boselli, sono dipendente di questa azienda dal 1981, ho 59 anni. Il mio ruolo è quello di essere un coordinatore della centrale operativa 118 Emilia Ovest e degli soccorso. Ho iniziato come infermiere in terapia intensiva, in rianimazione, dopodiché ho avuto esperienza in eli soccorso nei due anni precedenti la tragedia del Charlie Alpha e un anno a Bologna, e poi siamo qua dal 1991 sostanzialmente. Per quanto ci riguarda, dal 23 febbraio, 21 febbraio circa, fino a gran parte del periodo di maggio, è stata un'esperienza drammatica perché ha messo dura prova tutto lo scenario territoriale. E per quanto può riguardare la centrale 118, mi piace ricordare ogni tanto che è stata il primo fronte che ha risentito di questa epidemia, che poi si è rivelata una pandemia. Infatti le chiamate al 118 sono diventate improvvisamente da circa 300 al giorno a 2700 in una giornata. Di fronte a questa situazione abbiamo dovuto mettere in atto tutte le strategie possibili. Abbiamo dovuto tesorizzare tutte le nostre competenze, abbiamo dovuto fare delle scelte anche tecnologiche che mai avremmo immaginato, per rendere l'idea,
Normalmente alla centrale 118 Emilia Ovest, che gestisce tra province, Parma, Reggio Emilia e Piacenza, sono operative 6 postazioni più un posto operatore filtro. Ogni postazione, in tutto sono 10, e vengono alternate per l'attività. Ogni postazione ha anche dei coordinatori, fino anche quella del direttore e del dirigente, sono dotate dell'applicativo 118 Net. Ecco, per darvi l'idea, tutte le postazioni erano aperte, tutti lavoravano, siamo arrivati ad avere 15 operatori, ma compreso anche il dirigente, per far fronte a queste richieste di 118. Dicevo, è stata una dura prova, una durissima prova, per tantissimi motivi. Intanto dare le risposte al cittadino. La nostra mission, se vogliamo rendere cruda la mission del 118, del numero unico dell'emergenza sanitaria, che presto sarà sostituito, ovvero integrato con l'112, la missione del 118 crudemente è quella di diminuire le morti possibili. In realtà, se la andiamo a declinare nel positivo, è quella di accogliere e prendere in carico ogni cittadino, qualsiasi persona, in un momento di difficoltà sanitaria, grave o meno grave che sia. Potete immaginare lo scoramento, la difficoltà, lo stato d'animo degli operatori che non riuscivano fisicamente a rispondere a tutti i 118 che arrivavano. Le procedure per la valutazione dell'emergenza sanitaria nei 118 sono procedure che si autodefiniscono dopo migliaia e migliaia di numeri, di eventi, di attività. In altri termini, noi aggiorniamo costantemente, conformiamo di fatto la migliore attività, la miglior risposta ai problemi della gente. Ecco, con il Covid queste procedure sono saltate, costantemente, continuamente, direi ogni 4-5 ore. Come coordinatori eravamo costretti, anzi avevamo la necessità, di aggiornare i dati ogni volta, e non solo per la valutazione, ma anche per la destinazione dei pazienti, gli ospedali che chiudevano, le tende che aprivano, postazioni mobili che non c'erano più, i 60 operatori, compresi i tecnici che lavorano in questo ambiente, si sono messi a disposizione in un modo in cui non è stato necessario chiedere, non è stato necessario pianificare più di tanto, perché la disponibilità degli operatori, dai più anziani ai più giovani, è stata l'unico termine che mi viene in questo momento, è stata commovente, ma non c'era il tempo di piangere, anche se ho visto piangere persone. Tutti noi abbiamo pianto qua. Sentire delle persone al telefono per un giorno, due giorni, rimandare una comunicazione alla notte per poterlo tenere in carico e poi non sentirlo più, è drammatico. L'esperienza che abbiamo vissuto, se vogliamo tesorizzarla nel vero senso della parola, ci deve insegnare, ma deve insegnare a tutti che certi problemi non devono più accadere e dobbiamo farci trovare preparati. In questo senso ci siamo attrezzati sia in termini di organizzazione, sia in termini di esperienza per quello che è successo, pure pratica se vogliamo, in termini tecnologici, e con la speranza che non possa più accadere una pandemia del genere, ma ricordiamo che noi la terra non è nostra, noi abitiamo la terra, quindi non siamo padroni di quello che può accadere. Però nel caso dovesse ripresentarsi un problema come quello accaduto, io vorrei tranquillizzare tutti dicendo che siamo pronti. Vi posso assicurare che anche l'ospedale è pronto. Ha avuto un'esperienza importante e ci ha insegnato tantissimo. Credo che da questa esperienza siamo ritornati tutti più solidali di prima, ma soprattutto più preparati di prima. Guardiamo insomma il futuro con una maggiore serenità. Questo non significa che verrà meno il nostro impegno attuale e futuro, e ci sarà sempre.
ho conservato una registrazione di un cittadino che ci chiama e ci dice: guardi, io non ho bisogno di un'ambulanza, sto bene, anzi sono qua con mia moglie, sto benissimo, io volevo ringraziarvi per quello che fate. Su 118 veniva voglia così quasi di dire: oh, lasci liberi la linea, che abbiamo, in realtà abbiamo apprezzato, abbiamo accolto quella, anzi ci ha spronato. Nel salutarvi vi ricordiamo che per domande o suggerimenti sugli argomenti da trattare potete scrivere all'indirizzo mail mediasp@cglparma.it. Arrivederci alla prossima puntata. La vita, tutto il bene del mondo.